Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo come ricreare l'effetto acqua e onde su una piccola basetta di Cobra Mod. Non useremo prodotti per creare l'effetto acqua, ma solo variazioni cromatiche. Se non volete perdervi altri video come questi, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e nella descrizione di ogni video trovate altri consigli utili per quanto riguarda modelli, prodotti, colori e molto altro. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito! La basetta che useremo oggi è di Cobra Mod e vi lascio il link qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata. Ho già rapidamente colorato il molo in legno con base più scura e sottili venature chiare. Ma adesso creiamo la base per la parte in acqua con un blu scuro. Io ho aggiunto anche una punta di nero per avere un colore ancora più scuro, ma soprattutto meno carico a livello cromatico, che simulasse la profondità dell'acqua. Coloriamo interamente la parte di acqua e lasciamo asciugare completamente. Per renderla leggermente più verdognola, ho deciso poi di aggiungere una punta di verde, in questo caso Phthalo Green di Chimera Colors. Con questo coloriamo solo le parti più profonde, tra un'onda e l'altra. Per far sì che questo colore si distingua nettamente dal fondo, creiamo una versione più chiara aggiungendo semplicemente del bianco e per il momento lo teniamo da parte. Uniamo poi una parte del verde blu precedentemente usato per avere una via di mezzo con cui cominciare. In questo caso possiamo anche usare il colore appena diluito, sempre riuscendo ad averne il pieno controllo, così che sembri meno artefatto quando lo andremo ad applicare. Con un pennello sottile lo posizioniamo questa volta nelle parti sporgenti delle onde, con puntini e linee sottili. È il più scuro tra i colori chiari che useremo, quindi dovrà coprire la maggior parte delle onde e le piccole increspature. Per simulare l'acqua che si scaglia contro il molo, creiamo piccoli puntini in concomitanza delle onde, soprattutto laddove sono più alte. Utilizziamo quindi la versione più chiara che abbiamo creato prima e restringiamo la zona colpita continuando a creare texture con i puntini. Anche in questo caso aggiungiamo qualche puntino sul bordo del molo. Da qui in poi ripetiamo l'operazione aggiungendo sempre più bianco alla miscela e ad ogni passaggio restringendo la zona colpita, limitandoci alle linee più sporgenti per quanto riguarda i colori più chiari. Infine, inseriamo anche alcuni punti di bianco puro, sia sulle onde che contro il molo come fosse spuma. Con il blu alleggerito a velatura possiamo andare a scurire appena le zone più in ombra e vicine, così che si creino ulteriori stratificazioni. Volendo, si potrebbe applicare del protettivo lucido per rendere il tutto ancora più credibile e scintillante. Ecco quindi il risultato finale, pronto per accogliere le nostre miniature piratesche, come questa che vedremo in un prossimo video. Come sempre, spero che vi sia stato utile. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!